ci hanno supportato. E li troverete tutti quanti elencati proprio qui, in questa brochure qua. Tutti con le brochure alle mani, signori. A brochure. Attivi vi voglio, attivi. Bravissima signora, sempre sul pezzo. Li elenchiamo? Abbiamo la novella Ceramiche. Un applauso per favore. Abbiamo Euroferro. Abbiamo il dottor Russolillo Salvatore. Questa è Agrozootecnica, Fratelli De Gennaro. Medi Academy. Germano Parrucchieri. Passai, passai, andato. Belle Vie. Lapis Import Export. Se vi piace l'accento, dove finisci? Mambo Pape Pizzeria. E la mia preferita, Conab. Persone come cosa. Ah, mi raccomando, non è chitata. Perché alla fine questa brochure, oltre ad essere bella, colorata, lucida, me l'ha fatto papà, ma è bella, Grande papà, siamo voi! Wow, papà mi date! Dicevo, oltre ad essere bella e colorata e informativa, vi servirà anche da coupon sconto. Infatti, esibendola, riceverete uno sconto sui vostri acquisti presso i negozi dei nostri sponsor. Li ripetiamo? Li ripetiamo ancora, ancora. La novella Ceramiche. Sto scherzando, sto assai. Però ho visto il signore là dietro, casa stava dormendo, e allora ho voluto mettere un po' di pepe, come si suol dire, no? Inoltre, prenotando la pizzeria e pub Mambo, riceverete uno sconto su tutto il menù. Coffinets. Oh no, signore. No, pausa. A proposito, non baizzate il vostro. Perché? Perché qua stanno facendo le riprese, perché qua siamo persone serie. Qua solo qua sal top, capito? A proposito. Ora io vi devo salutare. Vi devo salutare perché io ho parlato troppo. Effettivamente ho parlato troppo, però vi lascio con il motto della nostra compagnia. Viviamo il teatro per farvi emozionare. Grazie. Ricordatevi, il mio cuore è vostro. Tutta la compagnia, che ci vuole offendere, ma poi vostro. Un bacio. Yeah.
Io lo voglio bene. Non lo voglio. Non lo voglio. Niente nella gara. E non la lucca. Caso ci faccia fuga là. E allora stato fermo che mano. Mariani, sai Caterina? Camarisci, Totò, fammi ridere. Tu muore zatella, muore zatella. Ma insomma, come te la già dici? Tu non mi piaci. Sicurta. Io sono curto. Ma perché vada da non è curto? Frata da non è curto? Sì, da non è curto. E che se te venga a dire? Curto papà, curto zizi, curto fra fra. Vieni pure tu e faccio un'aria neva via zainana. Naga bastarda e maledetta! Padrone. Un imbecille, uno stupido! Venite a vedere l'uomo più imbecille del mondo. Colonne! Dopo tu, gli dai a chiamare. Ah, sei tutto imbecille, sei presentato. No, imbecille sono io. E non ho ancora mandato via quella mula indisponente. Colonne. Con Angela Rosa. Sì, con Angela Rosa e con gli altri, se no. Colonne, avevi capito raggiù. Grazie assai. E alla fine si chiede. Una camarera, una servitore con Manu. Invece ti fate troppo a rispostare. Se vi scelti in conferenza la non sapessi via. Ma chi sei tu? Che vuoi? Di che ti picci? Vieni qua, incompreso, vieni. Comandato, ma padrone. Vieni più vicino. Mi sento. Allora, non si può bussare perché dici che è corto. Che c'entra? Pure io sono corto. Anche il re una volta era corto. Tu hai fatto il suo capo? E allora il valore di un uomo non si misura a palmi. È quello, non lo capi. Ah, è per le donne. E allora hai ragione. Sei decisamente un incompreso. Ecco, o colonnello mi chiama sempre così. L'incompreso. Sa perché? Perché? Perché nessuno ancora ha compreso come va a così imbecille. E che ha sparicchiato, su, muovetevi, su, su, muovetevi. Ho visto com'è bello, colonnello. Chi sta sua uomo? Ah! Che è stato? Niente, padrone, non si pagare un bicchiere. Ma perché siete sciatti, arronzoni? C'era bisogno di buttare tutto sui bicchieri, tutto insieme. Ti facevi male di andare una volta in più avanti e indietro. E vabbè, padrone, ma non si è rotto niente. Ma si poteva rompere. Se invece vi muoveste tutti come dei soldati, con ordine e precisione, uno, due, fianco destro, fianco a voi. Non mi incidendo, non rito, se no poco fa ci chiagna lì. Mariane! Dai lo cancellerò. Ma che fate? Scassate via! Non essere sboccata! Mannaggia Mari qui no! Ecco, ma meglio tu! Chiamo, poi Paolo, tu stai un po' che scassate, sì! Angelaro, ma non sono stati io! Sei stato tu, lo so io! Ma fai fa sempre tutte le cose in presa, ma non sono stati io! Vedi, Mari ne sta! Beh, è stato un incidente, sono stati io, purtroppo è capitato! Vabbè, scusa, padrone! Ma dove vai? Vieni qua! Vieni qua! Naia bastarda e maledetta, voglio continuare il discorso di prima. Fammi capire, ma te la fidanzata di mio figlio non ti piace? Ma non vado, ma come ti ho mandato a fare a me? Io non sono nessuno, in quanto pensi io come se pensasse una ciuccia, una capa. Ecco, allora perché hai servito tutto il pranzo come se fosse un pranzo funebre? Guarda, un pranzo funebre, sì. Che ci fatto proprio, ha fatto quella bella Giuluese. Lasciamo stare Giuluese, ti ho fatto una domanda chiara e precisa ed esigo una risposta chiara e precisa. La fidanzata di mio figlio non ti piace? E ne vado su culo! Su! Ma come devo capire? Padrone, mi ha detto una donna, risposta chiara e precisa. Ma perché devi fare qualcosa di male, scusa? Padrone, certe cose non si vedono, non si sentono, non si vedono, ma si sentono. È come caiva a casa di un signore e si deve dire a qua in la cucina. E pensa, su signor oggi mangio Raul. Io Raul non l'ho già visto, ora ci sto. Ma quella è una ragazza di città, è una vagliona moderna. Ma padrone, questi poco mannati, ma faccio piacere per fuori. Brava! Però non mi piace. Ma allora sei pregata di non farlo capire ai miei ospiti. Con loro devi essere garbata e gentile. Vabbè. Mara, non è che ha sparato? Sei cacciatore che attira nella uscita. Mara, ne dà contro ora, che caccia qui. Ma vogliono sparare nella siesta, a te che te ne importa, scusa. Ma non trovo qua la siesta, io stanno sparando in campagna. E allora? E allora, Gesù e Maria, o signorina è asciuta. Ecco qua che è un marmizzo, mio figlio. No, ma data la situazione sconcega, voi che siete padre, gli va a fare una cavattina e gli va a stare in casa. Già, come te va gli arresti domiciliari? Ma quando uno ha fatto quello che ha fatto il signorino, si deve mettere paura delle scoppettate dei scoppettini attorno. Per aver violato una campagnola di queste. Che sa, ha fatto una grande limone. Vabbè, ma ammetto, è stato un mascalzone, siamo d'accordo. Ma io per quella ragazza ho preparato un matrimonio meraviglioso con una persona molto per bene che viene da Napoli. Un cornuto per bene. Insomma, ho fatto una bella dote a quella ragazza. Sì. La famiglia è d'accordo? Sì, signor. Oh! Padrone, qui ho chiatti, non la vi lasci. Qui siete mi sapete, padre, figlioli, zii, fidanzate, ospiti vari.
vedere che poi il colonnello De Biasis non può neanche mangiare qui all'aperto con i suoi ospiti. Ma c'è la roba, in un momento paura e risciù. Non c'è bisogno di niente, sta tuo posto tu, va a te. Che cosa non ti piace? Ah, Enrico con il signorino sul va a campagna non aveva scelto. Ma li ho mandati io apposta, con la scusa di fargli vedere la tenuta. All'improvviso si è presentata la fidanzata con lo zio. Proprio stamattina che aspettavo la famiglia della seduta, e la persona come era Napola. E che facevo? Trovava la seduta qua, innamorata là. Che dovevo fare? So? Niente, niente, tutto quello che fate voi è sempre fatto. Ecco. Ma non abbiamo voluto sparchiacelo, sì. Dimmi. No signore. Ma che te ne fa? Non volete sempre? Dovete stare qua come due baccalaui a presiedere. Ma boh, me lo vanno sempre. Volete sapere te ne fa? Ma la dite che amore sta sulla pancia da rosso? Secondo me si metteva un po' qua. Ma ci voleva la buon'anima di mia moglie, la baronessa Cristina von Kauser, che usava un frustino, lo so. Ma sta a decidere l'angelo. Era tedesca, eh? Ma tedesca? Veniva dall'Austria. Famiglia antica della migliore nobiltà austriana. La baronessa Cristina von Kauser. Che cazzo è baronessa, eh? Che stile, che portamento, figurati. Oh, no. Una donna meravigliosa, una mano bianca che sembrava un giglio di Sant'Antonio. Dipingeva, suonava l'arpa. Se mettevi te vecchio la mattinata. E quei capelli, tutti raccolti qui sulla nuca per lasciare scoperto quel suo bel collo eburneo, quel col di cigno. Bella, che ce ne devi dare più tu? E che belle parole mi sapeva dire! Vincenzen, sì. Vincenzen! Tu con servitù sei troppo comunale! Cretinen, cretinen! Ah sì, non fai capire! Erano parole della sua lingua, tanto sapevo che significavano! Angelaro, ma che stai facendo? Stavo nello signorino! No, che ha fatto a lasciare la fidanzata in dalla campagna? Ah, ma quello così a sparo, me lo fotto per... Gente, aiuto, qualche anima pietosa! Una Coca-Cola, ma mi serve qualcosa, che vuoi? Una Coca-Cola, una birra, un bicchiere d'acqua. Ma vai, ma aspetta un momento. Signori, permettete? Guardate qua, guardate. Io tengo una camicia tutta assurata e fa roba gelata. Ma dico io, le cervelle in questa casa le devo tenere solo io in capo, sì? Chiamo a cagnare sta camicia. Ah, il momento fare il parato anche con Manu Pesci. Ma non lo opprimere, Gabriele. Non è un pulcino bagnato, è il figlio di un soldato. E io vero, che però che mi sto da cagno spesso. Non hai nada. Io la caccio via. Dicio, dico pure, Gabriele, tu l'hai troppa conferenza. Ma che ne sei tu? Tu eri frate di Gabriele, il signorino Gabriele. Scusate, padre, mi è scappato. Mi è scappato? E che facete dopo con me due baccalà? Datemi, rendetevi utili, lavatevi, datemi. Caccia. Che non scappa, io a Gabriele la ci viste crescere. E chi le vuoi? Tu alla te le viste crescere e tu non sei cresciuto. Ma soprattutto io mi non mi preoccupare, non apposta. Finalmente, signore, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Io non sono venuto prima perché sei la fidanzata tuo signorino. Hai fatto bene, questo temevo che la fidanzata di mio figlio potesse capire qualcosa, ma racconto con tutto fatto, eh? Colonnello? Sì. È un senzale specialista. Sì. Ma c'è di sposare la sorella mica era muto. Fu capace e lo trovano un marito surdo e mo in oppare. Tu non sì, e so felice e contento tutte e due, via. Ho capito questo, ma la persona da Napoli è arrivata. Sì signore, un porco è venuto con me. Un porco? Un porco, e noi a così diciamo questo, sta aspettando, non frisco, non pagliare niente. Quando può andare, io ve la porto. Okay. A proposito, ma rovinare la cimenta. Metto la treta, va bene. Fa una cosa, mo che hai fatto loro, va più di un porco e portalo subito qua, ma state a corto. Se quando vieni ci sono mio figlio e la fidanzata, non proferire parola, state zitto. Non preoccupate, state tranquilli, ci vediamo dopo. Bravo, state buono. Ah, uffa, Angelaro, non mi avevi mettere, già. Mamma mia, ci sta correndo per affrettare. Ma come che lo deve dire che è a caldo? E non rompe le scale. Su, guarda lavare i piatti, Angelaro. Sì, vabbè, signor fedatario, non pigliata, frusto. Tutto sommato, a me, Angelaro, sa mi diverte. Già. Vino ma già. Ecco qua, voi, e chi lo padrone aveva sempre ragionissa. Quando poi è caldo malato, che io passo qua? Che fede cotto? Io cato a flash, Angelaro. Mo si con te, ma ci metto niente più.
cornicil, signori, su cornicil contro i manu. Su cornicil e basta. No, no, su cornicil, sta figura le poca. Ma pure il fiore, uomo. Allora, dove sta Gino? Ma tengo già Sant'Anna, Santa Rita e Sant'Antonio in tuo portafoglio. Ma sono figure legate, quando vanno sa? Gesù, Gesù mio, Gesù mio. Ci vuole altro Gesù. Di mano faccio la roba rocchiata. Ah, oh, la voglio bene, sì, ma che stiamo parlando mai della... E anzi, così come una mosca cavallina. E ma... Gabri! Ma che cosa fai, sparisci? Sono venuto a bere. E va bene, e allora metti un bacino in questa mano che mi sono punta e sei perdonato. Si sconosce da Rina Rosa Cavallina. Viola, ma davanti alla gente non ne voglio fare tutte queste scimità, io mi sento ridicolo. E guardate come mi tratta! Cattivo, cattivo, cattivo! Perché sono una gattina piccola, piccola! Ma aspetta che mi crescono le unghie e poi vedi! Ma lasciamo proprio! Dunque, parliamo! Parliamo di altre cose! Avete visto la tenuta? Sì, una terra bellissima! È tutta proprietà di mia madre! E perché non dici della baronessa Cristina von Kause? Ah, perché vostra moglie era una nobile! Certamente, una gran signora! Aveva una mano bianca che sembrava... Luci Chiesa da Donio! Ma chi ha parlato? Chi ha parlato? No, è Angela Rosa. Siccome l'ha conosciuta anche lei, se la ricorda molto bene. Beh, è quella è una serva fedele da tanti anni. E perciò si permette qualche lusso, ma in fondo è una brava donna. Sì. Quella è la baronessa, in punto di morte, mi chiamò e mi disse: Angela Rosa, pensaci tu, qua intorno a me tutti i cretini... Soffoliamo, soffoliamo, ma è vero? No, che parlava così perché era australiana. Vuole dire austriaca. Australiana, australiana. Ci stai? Ho capito. Ma insomma, che cos'è che vi disse la baronessa? Ricetta. Angela Ro, isto chi t'hanno sanno? O figlio mio te la raccomando a te. Ah, ma parlava napoletano? No, oh, io di chi ha questa parola mia, perché già ci parla con me. Se che parlava l'austrichese. Quella era una pezza di nobile austricatica. Insomma, era un'aristocratica, 18 carati. Amava le cose belle. Suonava l'arco, pittava. Ecco, il mio figlio ha preso tutto da lei. O fate che sto signorina è matricita. Matricita, matricita. Ma la danzata, insomma, dalle qua la mano. Ma non lo mortificate, poverina. Voleva dire ammatrizzato. Ma bravo, insomma, dalle qua la mamma. Proprio una fotografia di Giotto. Di Giotto? Sì, che Giotto? Giotto era un pittore. Lo facevo un fotografo, Giotto. Io sa, ci hai fatto su. E allora perché parlo? Aspetta, sì. Sentite, don Archeo. No, aspetta, Angela, ho una precisazione. Tu anche durante il pranzo mi hai chiamato così. Io sono archeologo, ma non mi chiamo così. No, non ci capito. È come che io sono Angela Rosa, ma non mi chiama così. Angela Rosa, il signore si chiama Clodoveo, archeologo è la sua professione. Così come mia nipote si chiama Yolanda, ma è una botanica. Dai, me la immaginavo! Oh, ma sì, studia le piante, le erbe. Protusina, basilica, caruto, pulito, o capisco, ma ci capisco. Sì, insomma, non è proprio la stessa cosa, comunque, insomma. Mi dovete scusare voi, io sono un po' ignorante voi, e scusate soprattutto voi di professione fa di Clodoveo. Angelo, stiamo a sé. Io sono archeologo, ma non mi chiamo archeologo. Ah, oui, voilà, ci capito pure, non mi spiego così il rito. Il vicino si trova pure il mio secolo dove è con me pure. Niente, è proprio un blocco mentale. Ah, senti, dica, in tuo paese, proprio conosco mio, che avvocato, professore. Ma io, professore, faccio tu un ragionamento. In un ragionamento si trova qualcuno che diceva, io scendo un momento che vado da Clodoveo. E ora mi ho promesso perché mi pagavate in che io mi a voi non capisco niente, capisco solo e cuparone e carotide. La carotide, le carotide. Insomma, è pastinato, come chiama? Ah, le carote! La carotide è questa, vedi, queste sono le carotide. Ma no, dai, non andate via. E divertiamoci un altro pochino. Ma no, lasciata sta. Guardate, signori, che la differenza è quando uno è chiuso a scuola e l'altro no, queste. Io pure come voi conosco Prusina, Basilica, Laccia, Piperna, però voi siete una botanica. E io no, con me messo, non è che... Certo che avere in
casa una donna come lei deve essere un vero spasso. No, 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 io la caccio. Domani la caccio. Eh sì, perché a lungo andare una linguaccia di questa diventa insolente. Non esageriamo, che non hai trite, ma... La baronessa, tale quale alla baronessa. Mio figlio, come la madre, sempre disposto al perdono. Papà, io penso che da mamma ci pigliate una cosa su tutti i proprietari malassà. Eh sì, perché qua il vero proprietario è lui. Sì, sì, è lui, non teneva niente. Un rozzo militare, incafonito poi da questi quattro campagnoli. Lui deve tutto a sua madre, alla baronessa... Cristina von Kauf. Ecco. Adesso vorrei tornare a Napoli. Sì. Ci accompagni? Certo. No, un attimo, devo prendere la borsetta. E io il mio cappello. E mi do anche una ripassatina al trucco, perché il sudore me l'ha pasticciato un tantino. Bravi, fate il vostro comodo, andate, andate. Zitto, mo l'avete vista, chi ha venuta? Don Ghio, pure. Ehi, Bercini, e vai a vedere un po' a quella scrofa di tua madre, sì. Amma capitanata la cosa, o cappiella a quattro pizze, la figliola te ne barrizza, e o porco ce fa passare. C'è qualcuno che ha bisogno di calci nel sederino? Andate via, Monelli, delinquenti, via, via. Sì, delinquenti. Ma li dovete scusare, già quando uno fa un matrimonio con un porco, sta così o chiamano? O porco. O porco. E va bene, e allora io sono il porco che mi devo dire. Basta, prova con me. Piacere, io sono... Lo so, ma per il porco era un momento molto delicato. Stavano facendo sanguinacce. Non scherzate, di là c'è mio figlio che non sa nulla e non deve sapere nulla del nostro accordo. È una cosa che ha già organizzato, sicuro, tu non mi sa correre. E come no, so tutto. Vostro figlio, diciamo che ha violentato... Non l'ha violentata, violentata è brutale. Certo, è brutale. Diciamo che vostro figlio ha sedotto... Non l'ha sedotta. Insomma, l'ha violata. Non l'ha violata. Né siccome te l'ha fatta, stava giù. Diciamo che ingenuamente, stupidamente l'ha deflorata. Certo, a così è più bello, no? Sa quasi di omaggio floreale, l'ha deflorata. Prima o poi qualcuno l'avrebbe fatto. Si capisce, in fondo ha tolto un incomodo al futuro marito, l'avessimo a ringraziare, c'è qua. Sentite, ma siete venuto qui per insolentire. Per carità, per carità. Ma la cosa è chiara. Io che sono il porco, devo sposare la ragazza e fare una meravigliosa metamorfosi. Da porco a voio. Ma non vi conviene più. E non facciamo come a Gorbaciov e Reagan che trattano e trattano e non si accordano mai. Giovino. Lui qua, sono gente seria. Chico, non ti devi preoccupare. Modestia a parte, tengo una certa pratica. Mi sono vedovo tre volte, tengo il cavolo matrimoniale, Gesù. Poi ci tengo solo una cosa. La ragazza che devo sposare è sana? È sana? Ma allora non ci siamo capito buono. Si era sana, mica si sposava così. Chico, vuole sapere se la ragazza sta bene in salute. Sì, ho fatto questo, sì, non allora stiamo a posto. Colonne, ma voi vedete come sto combinando? Ho notato. Ho cazzo una zumba fusa, sto capello a pagnottella. Mi sto talmente guaiato che si mi rado un po' spinta una stalla. Chico, in mezzo ai miei colleghi porci, io sono capace pure, non lo sai, grugnire. Bravo, allora siamo d'accordo e non si torna più indietro. Io tengo una faccia, una parola e manco una vita. No, perché qua ci stiamo basando solo sulla dote che voi date alla ragazza. Sì, darò la dote alla ragazza. Sì, apri, fai con comodo. Mi sono persa una scena divertente. Perché? Forse è scappato un porco. Infatti abbiamo sentito dei bambini che gridavano il porco, il porco, il porco. No, lo dicevano a me. A lei? Sì, a lui, perché lui è veterinario ed è venuto a visitare il porco che la povera bestia è caduto malato. Ma che sta succedendo, colonne? Questo è cicchignacco qua, come si chiama? Ciccone. Ciccione, per combinare l'affare mi ha sopravvalutato agli occhi vostri. Che sia chiaro, io non ho alcun titolo professionale, io non faccio niente. Lo so, lui vuole dire che esercita senza la laurea, ma è un praticone, è molto esperto. Conosce gli animali meglio di chiunque altro. Ehi, ma io devo... State pazienti! Ma che sta succedendo? La signorina è la fidanzata di Don Gabriele. Ah, la Marcella! No, dico, quella che io... Mi piace, bravo, Ciccio, mi piace. Grazie, lei
E di me? Sono bellissima, che ne dite? Ma colonnello, che cosa devo dire? Lo devo dire io. Ottimo! Bravo! È un ottimo veterinario, anzi, se avete degli animali che hanno bisogno di cure, lui ha a disposizione. Io ho proprio un bel pappagallo. Oh sì, è un barboncino piccolo piccolo. Guarda. La notte dorme sul letto con me. Un barboncino? Sì. No, no, questo non mi sta bene. Uno dorme con cane, ridoli! Il veterinario è una cosa a rischio. I cani potrebbero portare delle malattie. Eccomi a voi, andiamo. Sì, 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 un momento, vi accompagno alla macchina, se no posso fare troppo tardi, va bene? Andiamo. Mi seguite, faccio strada? Andiamo, Cicco, ma raccomando, chiedi disposizione ad Angela Rosa, lei sa tutto, eh? Andiamo, Buonomi, seguitemi. Ma mi ha chiesto che glielo tu anni può vedere in aria, Piro? Ma questi non facciano chi lo aria? Io? Ho capito, la signorina è la figlia del direttore dello zoo. No, la signorina è la fidanzata di Don Gabriele e non deve sapere nulla. E Gesù, e non è la fidanzata che ha deflorato? Amore di, quella è la fidanzata legittima. Oh, ho capito. E un signorino, non è nata illegittima. Ma perché a voi comporto? A me. Manda papà, Cicco, parliamoci chiari, sono una specie prostituto. Madonna, Cicco, non ti devi preoccupare. Questo per me è il paradiso terrestre, guarda che va. Io qua non me lo va, quando si può fatto. Ho fatto è buono, Ciccio, è buono. Sentite, aspettatemi un minuto, dai tenga, ti si aspetta, Cicco, sì, non lo può. Tengo un poco fame, sono a stamattina a stomaco vuoto e vi rinnovo che se mi puoi arrangiare un pezzettino... pezzettino molto grande di divano e qualche cosa, prosciutti, formaggi, quello che mi fido. Non vi preoccupate, che noi qua stiamo chi ne è prosciutto, poveri. Grazie, aspettate. Grazie. Qua ho fatto pure. Allora ho fatto anche matrimonio, un buon lancio carrato. Io non sono di campagna, ma vi dico che a quest'ora le lucciole ce ne stanno, vedi qua, esci alla diurna, per anche sta niente. Ma tu chi sei? Sta parlando con frate. Permettete? Delfino Carosello. E voi? Comune pastore. Una bimbola drizza. Un imbufoso ciolo che stamattina. Allora, questo giovanotto non può lavorare, perché è scemo. Ovvero? Non me ne ero proprio accorto, allora mi stavo qua. Chiunque lo incontri lo assecondi, se può lo aiuti. Questa è la vera carità, il parroco, parroco del paese Don Bartolo Cerini. Bravo! Visto della scrittura, è bravo! Una volta le coincidenze. Stavo fa leggere la mano! Tu hai trovato tu li hai già mai? Sì! A tu nascioni? Io sì, leggo la mano! Aspetta però! Mica poi dopo vuoi soldini. No, e che me ne faccio dei soldi? Io a chiappare la lampadella per portare papà un po' cimitero. Sapete, quello non c'ha mai una lampadina. Che bravo ragazzo. E gli ci mamma, niente. Sì, allora, facciamo un giochino, ok? Scegli la tua. E uno, e due, e tre. Eccola qua. Leggi bene, io già sono un guaiato, non vuole essere quello su. Leggi bene, fino in fondo. Beh, devi leggere più in fondo, secondo me. Che re? Parla, dici, questa... Che succede? Fra poco. E la chioma! No, 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 ma non è stato solo, ma che... Puh! Ma che scappare qua? Ma lo prendi sempre, ma la mia oggi fai... Ma la chiama il pane più tutto, come faccio tutto schifo, ma no, suo signore è work, qui! Di sotto danno qui! Piacere, piacere! Mamma mia! Ma avevi com'è la surata che te fai? Io? No, è te fa caldo, perciò... Com'è buono... Facci tu la parità, non ho toccato più su bello, inizio a manicare tutto. Chissà? E perché? Ehi, ehi, Cicco! E io che avevo pregato un poco di pane e prosciutto, chi so sto a mangiare? Ma non vi preoccupate, noi cassiamo chi ne è prosciutto. Ma
tipo, ma quando vedo? Ma sentite, ma io scendo, ma già sono quelli qua. Ma vanno fatto qualche cosa? No, niente, è passato un giovinotto, c'è, non so, avviso. O Pietro vado piano. Ah sì, è bimbo, va così si chiama. Ma non vi preoccupate che non fa male a nessuno. È rarissimo che la volta capiglianti pari a qualcuno come ne prego. Però voi dimostrano subito, eh? Ah sì? E come? Mi sputo mia zamma. Bravissimo. Uè, ma mica è pericoloso. Ma beh, comunque, sembra una capa che non è buona. Comunque, Tato, tu e Marine, gli ha capigliato che hanno preso. Cai da ingrati servizi a fa. Ciccone! Allora, parla a prosciutto. Ma allora la vostra è la fissazione. Ebbene sì. E quando volete parlare a Gerici? Non vado a preoccupare, che noi capo si parliamo sotto i quintali. Sotto le montagne, prosciutto. Poveri, Tato, parla qua. Sì, sì, la cane presa, la cane presa. Ma che andava in questa cane presa? Ma non è una cane a cane. È la suocera vostra. Gesù, tengo per suocera una cane presa. Ma che è? Niente. E come guarda come buttato questa spalla? Hai stato non va come? Ma che ha passato qualche schifo? No, dice che sono asciute certe scarpe da uomo col tacco come le donne. E mi pensavo che te io. Tata, dove stavo porti? Finalmente! Ma che è? Ruota il mare. Chissà, ma è un mimo? No. No, ho porto che siete voi. Sì. Parco su, sono io, sì! Gli amariani da mangiare via amariani! Aspetta, fammi guardare un po'! E mo' mi metto un po' più di sale, aspetta! Ma dopo guarda! Chi l'è curto quasi come me? Ma che sta? Abu! Ma scena loro, no! Sono così pazzi, mi ha fatto credere che era diventata avata! Mariani, abito, ma ci fulacci! Toto, senza che pierdi tempo, non ti trovo a scusa. E cammina curto, curto a fianco a me, cammina. Visto? È un paese scemo. Ma che cava? Ma mangia, mangio un po' del prosciutto, come faccio? Questa... mi stanno affondando la me. Aspetta, ma con la pesa c'è, sarebbe usato un po'. È proprio cannanza. E scioccolare la lingua c'è lui. Ma io volessi sapere un porco che viene a Napoli con me. Ma perché mi hanno chiamato un porco non ha capito? Guarda, guarda, là c'è sta un. Sarà visto? Non lo so, c'è vero, non è la voce perché la mia mamma mette un croce. Che il Graziella si sposa solamente per salvare la faccia. Ma sai che mi ha detto ste, io la prima notte che mi cocco, mi metto un portellaccio sotto il cuscino. Come mi tocca, ho squatto con mano capretta. No, secondo me che ho fatto neppure. A mia maita chiamatina appena si scende ho metto volino in un caffè. No, che ho fatto è proprio malamente. E può venire che l'ho fatto che ha atterrato a tre mogliere. Vede che ha fuggito la sfortuna che atterra a me. Venga, Gianni, sì, Gianni, Gemma. Gianni. Corna, Gloria. Ha ci fatto simpatico in questo paese. Ma che vuoi fare? Fai una donna a Napoli, prima di morire, ma non esiste. Poi io sto scemo. Savigliato certificato che mi ha fatto brevetto e se la miserina sa a caso. E come muoio, Bruno? Ramma d'essere l'indennità. Aspetta, Mimmo, senti una cosa. Ramma d'essere l'indennità. Ma io non la tengo, non ho documento addosso. Mannaggia, tu non mi vuoi. Aspetta, Mimmo, senti una cosa. Io ti voglio bene, io sono amica. Io sono tuo figlio, prevedo. Sì? Io sono tuo fratello, prevedo. Sì? Sì? Tu mi vuoi bene? Sì, ti adoro, ti amo. E allora vieni con me a casa mia. Sì. Ti faccio fare un figlio. Lo che? Lo figlio, lo figlio. E tu non vuoi che bimbo? Ma che te ne capo chi si sta mattina? Vieni, ma vieni. Poi, ma tu fosse scelta. Chi le esce? Ma perché, mamma? Io ti faccio fare un figlio a mamma. Mamma? Sì, che ne fai figlia tutto quanto. Mamma ti fai figlia tutto quanto. E certo. E se no come mangi? Che lo mistero suoni? Fai figlia? Sì. Bimbo, ma come si ne fa mamma? Che curiosità. A mamma? Allevatrice. Ma ho capito. Allevatrice. E sì, ma io non sono incinto. Tu non puoi venire. E allora ramma a destra e intringa dentro! Una da voto, mo! Poi, che lo mi serve, capito? Come fa? Perché si è fissato che documento vino? Ma voi forse mi siete a fa' guardia. sentite, brigadier! Chi lo fa? Brigadier? Ma chi stai scemo? Ah, voi è bimbosce, voi! È bimbosce! Voi! Ramma a destra e rindindondò! Ehi, dindindondò, massimo! Mi ci ho dico ma lucca, andate via a schiaffo! Avrei, arrestato! Arrestato! Arrestato!
marito. Eccoci arrivata con te mangia a fuoco. Mamma, però son dite, non ha cominciato perché mi metto scuola. Ah, vera, mamma? Non ti mettiste scuola quando vai sto un guacchio? Ti metti scuola no? Azzetta del logo e state zitto. Ma che fama? Ehi, è ciò, sciaccio. Hai voglia di sciuscià. Merecando, saluto a voi. Ehi, saluto. Ah, saluto, stanno mangiando i guai, Angelaro. Hanno pulito fra sì. A chi? Io, se il colonnello non esce, o singhia che la porta, non lo passa. Comunque sta venendo pure zi Nicola che andava lì. E stiamo aspettando, si aiuta a mettere l'uniforme. Ah, ma perché ha piato forte in casco qua? Ma che ha buttato canapri? Ehi, buttavo cana. A così appaiava più forte la colonnella. La colonnella è capica, sa dove io capica se io canto. Angelaro. Me ne canto. Questa povera figlia mia. Verita, verita, verita. Te ne va pure te. Oh, mannaggia l'uomo, mannaggia. Ma che se si poteva riuscire all'epoca nostra, ma me ne canto quando si portava nel mutante l'onda. Ma non preferite il guaglione mo? Senza nessun riferimento. Se avesse a scalare in guangana, si alludesse a qualche giorno sta la nostra presenza. Ma quando vanno messo noi in coppa a qualche povero figlio e mamma. Ehi, figlio e mamma, volete riuscire qualche povero figlio in trocchia? Senza riferimento, ma amore Sant'Anna, se avesse a scoprire il luogo. Ma chi l'uomo è cacciato ora? È che gli esce una volta che mi dico, è nata una volta che un cielo tutto. Sapete, proprio con mio satellite che gira attorno attorno a luna. E mica ha fatto fare televisione, ma ci avevamo imparato pure o satellite. E si capisce che un giovane oggi dice, ah, ma che questione razza, chi lo tiene più posso andare, arriva prima in coppa a luna. Va! E meno razza su! Ma, Angelaro, chi ti fa la razza, che non lo capisci? Allora, una figliola moderna che può seguire la moda, non può camminare, che si andrà a sentire una razza a lei. E chi va per chi sti scegli, chi sti razza qui? Angelaro! Bene tanto! Mamma! Ma è sì! Grazie, non ti preoccupare, caro, non succede niente. È verità, verità sta figlia mia. Vedete che faccia bianca te, e saranno proprio l'animia. E l'animia. Angelaro, noi non l'avevamo fatta sapere. Sì perché essere un buono. Mamma. Statta zitta. E sì perché. Oh, perché che venne a Napoli, potesse trovare qualche difficoltà. Angelaro, o dico sulla buona. Ma ne vacca. Aspetta. Angelaro, che il... Aspetta! Ehi, amica, che aspetta! Angelaro, che? Aspetta! Ehi, aspetta! Aspetta! Sì, signora! E se è maschio, lo sfregio chiamo Vincenzo come colonnello? E se è femmina, chiamo Cristina? Con mia baronessa Cristina Fanca! Preciso! Ma non è che da già visci! Ma a dire razza che ti ha giornato prima! E a sette ti hanno, ma non ti ha citato, ti ho qualcosa, vuoi bere? Non voglio niente. Ah, mamma mia, mannaggia, ho mai inquinato, mannaggia! E mo, su creatore che verrà a nascere, verrà il suo figlio lo pure! Ehi, è per forza, diciamo che nasce ai 7 mesi, non c'ho un salto a sapere, ma raccomando! Gli sto un cacca! Ah, che lei, Nico, vai tu! Questo è il pastore! Ma tacche sciatica! E per chi sa c'è una bastonata che avevo. Angelaro, qua c'è mambre, sono Vicenza, lo sto. No, ma è nasciuto un momento. Voi che mi raccomando, voi femmine, state zitta. E facete parlare a lui. E si capisce, dico, io non tengo marito, tu sei l'uomo della casa nostra. E siamo d'accordo, no? Così no che mi chiamava a fa? No, perché io se no me ne va a la volta, i pozzi fu pupazzi. Io sono per la mia già parlare. Che dici non dopo per Angelaro! Angelaro, non murmurò! Perché invece ogni capo di pingoppa di guardia a fare la denuncia! Quanta capo accusa te! Sequestro di persone! Violenza carnifica! Abuso di minorà! E atti di furcare in luogo pubblico! Quante capo tengo, Angelaro? Tengo 4 capi! Non ha luccati! Non tengo una sola e mi fa male! No, io lucco perché voi femmine non mi te parlava forza. No, ma no, no. Aspetta, dico, aspetta. A tutti. Ah, finalmente a domani. Signori, permettete un attimo subito, per favore.
E che ha fatto, se ne è più? Me ne canto, tante volte un uomo che viene dalla strada a da fare un po' gra, mi posso comprensore questo. Eccomi a voi! Allora, io devo andare a camminare. Come? Che ma dove mi vuoi tirare? Ma non casco, ma non si può fare! Oh, ma non si può fare! Calma, calma, dico, è un attacco di pazzia. Sentite che mamma è parola lui. Sì. Casi stanno fatti a così ragioni, perché non ha ragionato, ma anche non ha ragionato. Io non ha ragionato, ma come ti permetti? Ma vattene dentro! Non replicare, ma fuoco a me! Vieni! Ma c'ho in la caccia, donne, mangiare bisogno su caffè, lì mo ce l'avevamo pigliato. Veramente, credetemi. Ci sputavamo andare, sputavamo ancora marrone. Ma che ambiente raffinato, ma non so. Guarda, mamma, io sono mortificato perché mio figlio, va bene mio figlio, perché lui ha sbagliato. Ma è Petito, è un bravissimo ragazzo e a Napoli usano pure il prete della strada. Scurnacchiato, scurnacchiato, te mi sono qua pronto e corno. Ma chi è che canta? Padre, stiamo tutt'andando la fatica che stiamo cantando così. Andate una canzone, andate su. E cornicella longa, strutturella, strutturella. Via! Si piazza il volumbrino, guardate che faccia addosso, guardate. Senti, dunque stavo dicendo. Ah, lui ha sbagliato. Sì, ho sbagliato. Ha già sbagliato a Monica. Me ne è pentitissimo, è vero? Pentitissimo, molto pentito. E va bene, senza che perdimmo tempo, io accetto questa riparazione. Bravo. Ma sposa mica è quello. No, è la giovane. È l'uomo. Beh, facciamo le presentazioni. Io sono... Oh, amore, cosa hai visto? Sì, poco. Delfino Carusino. Ai, come è brutto! Hai fatto una bella impressione. Questo è il mio biglietto, prego. Oh! Che è stato, Nicola? Aspetta, me ne canto come sta salendo la freva a 40. Oh! Ma che porto cavallo! No! No, sarà la moda che lo fa male. Ma che te, Nico? Mi volevo immaginare, certa gente, uno se l'ha da aspettare. Ma che sta dicendo? Te lo stesso biglietto, Pibù. Un parrucchiano non ha trovato nota. Ma che te, una brava che riesci. Ma insomma, amico, ci volete sedere che vogliamo iniziare queste trattative? Ma con questo nervoso mi assetta! No, vabbè, allora, per rispetto vostro rimango in piedi pure io, va bene? Colonnello, mio bello cannale, si va! Io ci sono venuto qua per mettere d'accordo un top a tutte cose! Bravo, io l'ho sempre detto, voi siete un uomo di mondo! Maria Neve, spumanti e pasticcini! E a me non aveva ne prosciutto! Però, colonnello rispettabile, quando uno si trova di fronte a certi cose... Allora, va là, signore, io me ne va! No, aspetta, Nico, parla! Colonne, io tengo quattro capre accuse, sequestro di persone, violenza carnivora, abuso di minorata, o di minorenne, ma non mi ricordo come è il tuo farmacista, e atti di furcare a nuovo punto. Casa Champagne! Portala indietro, non ne ho un momento, poi se ne parla. E chi chiama fa? Vieni, buoni. Venite acqua, che sangue c'è da colonna? Guardate, ma avete che si prosciutto? E caro di vacuità! E ma tu le sono 100 grammi! Via, colonna, non lo trattate, a cui ci pare che è colpa sua! Almeno uno che mi ha piato in simpatico sta! Capisci, la roba la pastare, dici certi fuori. Ma che da buffo, ma che colpa ne te? Certo, come tutti sapete, io non ho nessuna colpa. Io non ho fatto niente, Guarda chissà, che le posso fare innocente che fanno una cosa rindo stomaco. Ma perché lo faccio sta cosa rindo stomaco? Effettivamente. Ma vabbè, questo però a noi non ce la viveva fa. Ma che succede? Io vado in coppa a te guardi, io mi faccio una denuncia. Signori, a tutti, io me ne vado. Nico, è come si muove, parla, mi sto zitto. Ma Nico, se voi fate liscio, come voi pensate, insomma, io mi devo accacciare tutti i soldi. Ma che faccia liscio? Ma a me ne sapeva mangiare su Liz. Tu sai mangiare pure? Io? Avete voglia, di qua. Ma quando andava a fare più, sa liscio. Ma chi sta parlando? Senti un po', vieni là. Sì. Ma tu tutte le sere, prima di accucca, che dici? Ma dico buonanotte. E niente. Ma già dice buonanotte, vado a fare una nonna, ma perché? Ma che può capire? Che può capire? Mannaccia, capa tu. Va. Ma toglietemi una curiosità. Ma nella famiglia della ragazza, hanno il gene della follia. Non credo. Ma perché mi interessa so? Gesù, è la prima cosa! È morito.
Arianto, ma tu te ne scocchi già di meno pietà. Ah, sì? Mo cacciamo pure le pretese? No, ma non è per me, chi è un sposo, un po' sa qui. Ma fosse qualche giocattolo? Sì, sì, è un cerchio, sì. Gli sto a cucerci per tutta la casa e scasso tutto tosso. Ma buona vita, San Gino, ma perché la vita cambia con questo cerchio per tutta la casa? Ma che è una ginnastica? Chi l'ha ordinato a venire, mi capito? Perciò? Ah, ce l'ha ordinato a venire. Hai capito, Nico? Chist, adesso sempre in mani mire. Colonne, e mamma arrabbia. E io pure tengo una certa dignità, che chiamo? Guarda la zella, faccio, parlo pure io. Ma, stai tranquillo. Che non ti fa niente nessuno, Carusiello. Noi facciamo, come metto anche Carusiello, Delfino Carusiello, colà. Ehi, è buono che ti dici che ammazzo, so. Oh bravo. Le cose sono andate già però così. Dico, non ho capito dove volete arrivare. Voi che te li do basso. Io so ancora la mia sciabola di colonnello. Ma che ne fa, lo prego, sei tu. Ane, ma Carusiello, non ce ne so io. Ma non è tale questo Carusiello. Ma non ti dico, ma come devo fare a farvi capire? Caro Ciro, con là, ho stato facendo io un addosso nel fondo. Come il salvadanaio, dove si mettono i soldini dentro? E dimmi, dimmi, avete capito? Che ti stiamo facendo qua? Ma almeno tu avevo... Oh, vedi che sta inguagliata, almeno tu avevo per un mutilato, un sulto, era meglio. Ma no, oh scema. Ma perché voi siete scema? Voi te li do l'olo che vendere, sì! Oi! Ciao, guarda, ciao, guarda io! Ma fatemi leggere! Cervello, cervellami! Datemi una bastonata in testa, che mamma la merito tutta, me la merito! Ma capisco, perché chi lo scemo e bimbo voleva essere rindemnitami? Ma allora è proprio un compagno e bimbo, si conosce. Signori, mi piace, ho sbagliato, è colpa mia. Io ho dato il bigliettino di bimbo che distrattamente mi era rimasto in tasca. Ah, viva Dio, dunque è chiarito l'equivoco, va bene? Nico, assettamici e riprendiamo le trattative. Su, su, prego, prego. Maria Neve, sfumante e pasticci. E disbele mamma, non esce. Ma io schifo stessa. Che le bande è pure un'emozione che fa un bruggetto da vero. Emozione? Io mi sono sposato già tre volte, mi sono sposato. Come sarebbe? E divorziato tre volte. Mi sembra gente chi? No, 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 divorziato. Vedovo tre volte. Vino tre volte. Umaron. Ma la urli da casa mia. Non se ne fa niente, Non se ne fa niente. Cazzo di comanda. Portalo dentro, non è un momento, va a te. Ma se stessero facendo uno scherzo. Ma dico, io così di gente in chiesa è pensata sì cosa, abbiate pazienza. No, mamma, tanti cuissuna, ho conosciuto. Ma mi chiami Silvio? E ho sublimata, stata zitta. Ma fate un momentino un calcolo, un fatto statistico. Quanti voti un povero disgraziato può passare lo stesso uomo? Chi li già sa tre? Siete coperti e vaccinati, su. Che dici? Colonne, con cuore che non c'è spugli e spini, accettam. Sembra che erano dei 10 milioni però. E 15. Sì, va bene. I 18 milioni che voi offrite alla ragazza e mi date a mano a me. Va bene, allora tutto a posto, Maria Neve! Lo sfumante! Ma dove vai? Mi portate tutte cose a parte lì. E non allora, sapete! Date una cosa di soldi, ma a chi stai mandate la casa? Ma perché che è stato? Tu matrimonio non si può fare. Ma non si può fare. Ma ci stanno fatta sotto capo in tua vita, ma non di chi? La vagliona là è incinta. Oh madonna mia, è incinta! Sì, signor colonne, visto che anche la rosa sprovignata a guaglione, è incinta. Mai abbassante e maledetto! Il plotone d'esecuzione ci vorrebbe per te, la corte marziale! Va bene, a voi facciamo venire la mano! Ma chi? E marziale, questa corte patronale! Ma sette zii, chiudi questa bocca sacrilega! Me ne canto, tutto ciò non significa niente. Vuol dire che Carusiello si accollerà pure il bambino, è vero? Pure se sono due gemelli! Ma questa attrice, ma come è facita? Come la città è stra così cimicia? La cimice? Cimice, è che la parola che non sono fatto proprio tutto cosa! Ah, cinico! Ah, ma voi l'avete capito, sì o no, con figli che sta per nascere, è figlio del signorino Gabriele, è sangue vuosta! E vi ho mandato a così, con una strana vista, con un mangione! Mi mando di pagarlo tutto, ha già avuto! Ah! Ma ti ha detto? L'ho sentito bene!
Donna Archeologo, abbiate pazienza, don Clodovere, il l'imbecille mi fa sbagliare pure a me. Come mai state qua? Abbiamo avuto un guasto per la via, la macchina non partiva. Guasto molto opportuno, se no non avremmo saputo mai di questa lieta novella. No, signori, guardate, che istime facendo uno scherzo con padrone, allora dicendo così a Giorgio. No, ci pare che sto dicendo nata a sciupare. Angela Rosa. Vabbè, padrone, ma che fa valigia? Vai a fare. Spero che tu dopo vorrai spiegarci. Io non sapevo niente. Oh, ma che candore! Beh, hai letto quella ragazza e non ti accorgi? Vabbè, la nipote non va ne ha fatto di nessuno. È stata nel pagliò. E poi non ti fai spirito. Non sapevo che fosse incinta. E non sapevo neanche che il colonnello De Biasis se ne mi sa senza le matrimonio. E voi l'hai saputo? Vabbè, ma aspettate un momento, si aggiusterà tutto. Vieni, zio. Un momento. Accompagnami alla corriera. No, tu resta. E non c'è bisogno. Il figlio passi. Tanto oggi c'è l'aborto. Sì. Ma non ti perdonerò mai il ridicolo e la volgarità con la quale mi hai sporcata. Stammi bene. Andiamo. Papà, bravo, veramente bravo. No, ma io con Nicola tornate a casa con la vostra famiglia. Domani passerò io personalmente a discutere di questa cosa. Tengo la parola vostra come se fosse firmata in carta di bolla. Certamente, non una, 10, 20, 100 parole. Bene, cantò, togliamo di su, ma sta meglio in bolla. E che cavolo? Papà. Papà, è imperdonabile. Sono disgustato. Va bene, ma... Sentite, io non credo che avete più bisogno di me a questo punto. Datemi un bigliettino di visita. Ma perché ci sono ancora speranze? Non vi preoccupate per il bambino, perché io manco me ne accollo 2, 3, bravo, eppure 4. Eppure se non si dovesse combinare con questa ragazza, tenetemi sempre presente. A gente che la mamma è vedova, io non ci tengo. Qualsiasi donna ha bisogno di una riparazione, io sono sempre disponibile, ai comandi vostri. Preghiere, preghiere. Dico ciò, e guindata, e tunnellata, e montagne brusutte, e non sono stata capace di avere la fede. Se volete verificare, non ho aggiuntato solo un necessario. Volessimo vanno a pigliare di mano. Vanno a pigliare Paolo la regina Elisabetta. Sei contenta? Sei soddisfatta di quello che hai combinato? Non mi riusciterà a cedere, stavo che non c'è. Io dirti di restare, esserci solo pazzi. Devi fare una cosa, andar via. Devi sparire dalla mia casa e devi fare tua giù. Sparisci. Tanti chi sono? Una luce a luce come questa. A combare, scombare. E nessuno se ne addorme. Non la buttare sul patetico adesso. Io fui molto chiaro con te. Come ti dissi? Vuoi rimanere in casa mia? Rimani. Però ricordate che non sei nessuno, Angela Rosa Schiavo. Angela Rosa nessuno. Questo sei. Sì, signore. Non sono nessuno. La cacchiappa! L'ha già acchiappata. Sì. No, non l'ha già acchiappata. Oh, baronessa Cristina von Kauser? Uè, ma tu che stai dicendo? Io ti taglio la lingua, hai capito? Taglia la lingua. Ma perché? A mamma lo figlio vostro non è a baronessa. Voi lo dicite sempre. E allora? È che la mamma fabbrica i figli. È levatrice. O figlio vostro facetta Angela Rosa per donna baronessa. Io saccio, bimbo San Ricordo, bimbo addirizzo mondo perché è storta, è storta assai. L'ha già acchiappato? No, non l'ha già acchiappato. L'ha già acchiappato? Io che dovrei dire adesso, dopo tanti anni? Gente! La baronessa von Kauser era sterile. Mio figlio Gabriele è figlio della cameriera. È figlio di Angela Rosa. È questo che vuoi che dica dopo tanti anni? Non, signor. E i patti sono fatti. E io per restare vicino a figlio mio ha accettato di rimanere cameriera rinda a questa casa. Sì, però giurasti che non ti saresti mai tradita. Con sangue faceva a demandare acqua. Eh sì, signor, acqua. Ma certe volte, quando l'acqua sta un po' a fuoco, resiste, resiste. Mormoreggia nella caurara, sbollisce, e quando non ne può più, hai troppo moglie e caccia tutta la scuma fuori. Perché è come se dicesse: tu hai ragione, tu sei l'acqua, tu mangi maccarone, ma io sono l'acqua.
è chiuso qua dentro. Ma coscia! E fammi piacciare una volta pure a me, che in fondo sull'acqua. Su quello che te leva la sera, su quello che te lava la faccia, su quello che ti spila pure lo cesso. E quello che sta pure rinda all'acqua santiera quando sti in una mano per te far uscire. Sì, va bene, ma a Capurano, come dici tu, ci si è rovesciata addosso, Angelo. E Maccaro non si mangia di giorni più. Naia bastarda! Se tu ti stiva zitto, Yolanda aveva detto bene. Ah, ma io sa burtiva e si aggiustava tutto. Sa burtiva? Ma non mi fare la predica, ti prego, Angela Rosa. All'inferno ci vado io, tu non c'entri. Io non c'entro. No. Ma con mi ha già tenuto un figlio per tanti anni come se non mi fosse stata figlia, come se me l'avesse venduto. E mamma venne un nipote. E manca il domino. Io non c'entro. Vabbè, il nipote, il mio figlio mica sterile, farà altri nipoti. Altri nipoti? Sì. Ma grandissimo figlio! Non essere sboccata! E ma vuol dire in italiano? Grandissimo figlio di una soricia che mi vuoi aiutare! Ma perché creatura sono tutte quante uguali, sì, non mi piglia a chiste, mi piglia a nato. Non lo faccio, nada, come se fossero fazzolette, macchine serie. Mannaggi defunti di chi ti è defunto! Quello che stava a nascere mo può essere bruno, quello che viene a rocca può essere biondo, uno può tenere un'è in faccia e nato non lo tenne, può essere avato, curto, bello, brutto, può essere un napoleone, un guadaterno, che non sacci, ma è una persona precisa, è una persona che se non nasce mo non nascerà mai più, non esiste la sostituzione, è noi, facciamo ancora che ci vorremmo, e fa buono. Non è chi si sarà nata. Mannaggia, quello che non si può dire e quello che non si può fare. Ma che si sono proprio parole? Ah, Angela Rosa! Non da approfittare che non so faccio parlare. Ah, poveretta, quello che so parlare so io. Voglio dire che sono un militare e certe cose non so esprimerle, ma è chiaro che la situazione è diventata insostenibile. È cagato il suo disco, quando mamma te l'ha fatto. Ha fatto schifo. Ma lo vedi che ti tradisce ad ogni momento? Non ti sai più contenere! Io vengo. Me ne va. Ma dove vieni qua? Mula! Bestia! Ah, a robori! Vai dentro, va a preparare la cena per il signorino. La caccia è nata dopo. Vicenzi! No, scusate. Colonne. Angela Rosa, i pensieri? Lo so, la notte non fanno dormire, io i giorni non fanno mangiare, la più meglio cura di ma grande. I puzzini di colo, mi ero impegnato. Pensate a Graziella, che ti danno un panzone che sta manero, io no. Anzi, Nicola è nata a Capatosto, ho venuto con colonnelli in persona a cercamare, ho scurtato per sta casa, e pigliai un fucile a faccia muro. Sì, sparava anche una guagliera sola. Ma papà è sempre papà, a campagnolo rinda casa mia, spalancate, vi abissi. Sacci, ogni tanto ci passa, le porte una scuffiera, qualche bavaglino, roba con creatura che da nasce, ma va sempre su, in caso un savo colonnello, sono traditore della patria. No, mai ci va. Ah, signori, ma ha dato franziere, ma sono pazzo, mi ricordo. Ma perché tanto ostinazione? Infatti è una maglione che chiude la scuola. Maroni, chi se un savo colonnello, fa la metronolo. Ma papà non ci sta, non muta nato. E che ha fatto il Giappone? Chi lo muove? Ma a te che te ne importa alla fine? Guardate, chi lo quando viene chiama a me? Angelo Rosa, dove sta mio figlio? E tu inventi una bucina, ne inventate tanto da tutta la vita tua, sia maestro dei bucini. Signorina, sempre mi scappo a voi a corto pariato che già stavo pronto.
Angelaro, papà è tuo, ma pure io sono tuo. E chi si ho fatto? Uno è tuo sta qua, un'altra è tuo sta là, e io sono faccio tuo. Ah, Angelaro, la voglio per lei a Graziella, mi capite? La voglio per lei. Ma che stai a te delinquenzi? E andiamo ad accompagnare a casa di Francesca Nina. Via. Non me lo. Ma come non te lo? E allora tu ci dormi? Non me lo. Non me lo. Non me lo nessuno che sta avanzando. E come sta a fare casa di un suo colonnello della terza guerra mondiale? Ah, si è mosso. Con creatura? Si è mosso, si è mosso. Anzi, sai che c'è di nuovo? Come andava a Napoli, mi ha affitto una stanza. Questi pochi soldi, quando sono fornuti, mi arrangio. Ma perché io sono morto? Signori, voi state pensando quando stavo un bravo osso. Ah! Angelaro, io non sono più un ragazzo, sono un uomo. Un papà ci parli, me la vedo io. Grazie, grazie. Oh, come si muove, creatura è felice. Felice, ma non tu, io voglio proprio tutto la conquista. Come faccio? Ma non mi grida a chi sa chi ha sta mano. Fare boccata, ma carino, chi lo vada da non sapere quanti ha sta mano a chi sa come si pregasse. Ma non faccio parlare. Eccomi qua, tutto a posto? A postissimo! Bravo, ho fatto il giro lungo, non passa a nazza a casa di Nicola e sorella. Ma hai fatto buono, è meglio che uno ci incontro per questo agente. Non è per loro, Angelaro, ma che lavaglione che ostenta quella pancia così, me la proprio fastidio. Oh, vero, vero, è meglio che in aprile. E non la vedrò! E ci vuole l'intervento di Santa Lucia. Senti, mio figlio si è svegliato, mio figlio? Eh sì. Sono stato andato, ma appositamente c'è una sorpresa bellissima per lui. Sì. Ma pure lui c'ha una bella sorpresa per voi. Sì, Pietzischugnitz. E cosa date? No, è proprio deciso, se no si farà sorpresa. Giustamente. Angelaro! Che? Ti sei turbato nel vedermi? No, e perché mi avessi turbato? È perché una buona farfallina mi è venuta incontro e mi ha detto che hai una bellissima sorpresa per me. Non ti metto di scuro, dimmi! Io sono un soldato, ma certe carinerie e certe affettuosità mi piacciono. Sì, e che sono tratti? Un regalino, qualcosa? Un regalone mai visto! Bravo! E allora? Papà, io non sono più un ragazzo. Ah, come dici? Non c'è sì. Papà, io sono un uomo. Certo, certamente. Papà, un uomo deve avere il coraggio delle proprie idee. Va bene, se capisce. Papà, io... Sì. Io... Perché ti intendi? Che cos'è questo imbarazzo? Dici! Papà, ma veramente? Ma allora ce ne faccio pure! E allora? Papà... Veramente... Sì? Angela Rosa ti deve dire una cosa, Angela Rosa, parla! Ma che stai disgraziato, me? Si tratta di Angela Rosa? Sì. E allora ci fa la cortesia di aspettare un momento. Perché lì dalla macchina c'è una persona che non può aspettare più. Chiudete gli occhi, vi farò una grandissima sorpresa. Su, un attimo solo. Aprite gli occhi, uno, due, tre, voilà! Pulcino! Ma me lo sto parlando! Pulcino, ma non sei contento di me? Come ne è contentissimo? Quello non mangiava più, non dormiva più, vero Angela Rosa? Ma mani dopo mangiare! Appunto che io ho risolto di venire a Napoli e venirmi a prendere. Yolanda ti perdona tutto, facite pace e andiamoci a bere qualcosa. No, padre, non mente, non si fa proprio perché. Si sarà asciugato! No, quanto passa? Ma non cos'è? Poi camminate che vieni! Ma che tu cammini che è male! No, facendo un pavimento tutto questo per te, un pavimento troppo stato! Papà, poi c'è un'altra cosa! Dimmi per bacco, di cosa tratta? Papà, dentro... Dentro... Angelaro, parla! Ma da volta! Dammi, mamma non che manca, non faccio la morte in faccia! Ma insomma... Padrone, guardate! Aspetta, Mariana e mamma! Ma chi c'è dentro? No, è Mariana. Ecco, poi c'è curioso che te ne sta a mangiare. Ma quando mai si dimensionate? Dunque, Mariana è un momento, ma venga! Buongiorno, padrone, buongiorno a tutti. Mariana, tu sei con lei? Guardate, ma pensavo che si va a mettere lì. Vabbè, che trovi le finestre? Ma insomma, si può sapere chi c'è in casa mia? Padrone, voi volete sapere? Sì, signore. E allora chiudete gli occhi. Ma ci sono giochini, Ci sono un bel regalo, pure per voi. Chiudete. Ecco, poi, uno, due, tre. Angela, no. Ora un po' di mille mitraglie! Ma tu sa che l'imbecille vinono! Ma nonna mia, ma guarda, ma te lo sono stato! Ma lo sta succedendo! Angela Rosa, sempre Angela Rosa, le ha fatto un'altra delle sue! Siamo i Vatussi, siamo a voi Vatussi, gli altissimi negri! Ma che sta succedendo?
via! Gabriele, Gabriele, ti sei fatto male! No, io niente, che mi aveva fatto? Iola, vieni con me! Sarei più? È fatto bene! Non sono ancora in mano, ma brutto! Colonne, ma mica così ti ho fatto male! Io? E che secondo me deve reagire con suo padre e poi non mi hanno fatto male le palle che a loro non mi facevo mai. Meno male, non si è fatto niente di nessuno. È perché ti metti sempre in mezzo, in certi momenti, lo schiaffone è la migliore terapia. Pure se in questo momento qua era meglio il colpo di pistola. Vino, ma c'è ancora lo sangue. No, ma ci avete messo un po' di acqua a coppa, si ristare. Vabbè, padre, mi vado a mettere la farina lì. Vabbè, che quello che vuoi. Vabbè, ti puoi sapere di più. Ma se ti faccio un solidario, così cazzo. Bravo, E non puoi pigliare da colonna, non rivisto, sono qua i piccolini. O butto nero, tenghio. Io là dentro non entro più. Sente il denaro, metto qua. Fin quando dentro ci sta quella ragazza mongolfiera, il là dentro non trovo. Ho il denaro, metto qua. Waterloo. Ma creata tra sì. Dove? Waterloo, è che la parola straniera che significa un gabinetto. Ma non è gabinetto. Waterloo fu la peggiore sconfitta di Napoleone, come questa mia sconfitta. Stata zitto, non parla. Il mio onore. Ma nel fango, tuo gabinetto, come dici tu. Se stessi ancora in esercito, dovrebbero degradarmi, togliermi i gradi, le stellette, le medaglie, tutto. Ma perché vuoi dire col comandante? No. Ma che c'entra? È un rito che si usa quando si degrada un ufficiale per indegnità. Hai capito? E parlo, dici cocco, ma parla la muta e zicchetta. Mamma mia, padre, ma che ci sta, dici, ma ora ma voglio questa parte l'India che aspetta solo che nasce Vincenzino. Ma qua Vincenzino? Raffaele, Pasquale, Giovanni, tutti i nomi, ma non Vincenzino. E non tramare con le tue oscure intenzioni, capito? Come dice Alessandro Manzoni, questo matrimonio non sa da fare. E dici tazzo, signor, che facessi il male fatto su me. Signore, una spiritosa, un becchino, sistemo tutto io. Devo vedere chi è Vincenzo del Piano. Ma non badate a fine tra poche orecchie, perché sto porno a chi è sbagliato a stammare voi. Angelaro? Mettere su tuo colonnello, non metta a paura la scena. Ma che sta facendo? E che ne sa, ci chiede tutto vicino al telefono. Ah, non ti preoccupare, sta telefonando Alessandro Manzoni. Eccomi qua, ho sistemato tutto. Ho chiamato Delfino Carusiello e ci ha scritto che viene immediatamente qua. Ah, da Carusiello, che calma fa? Sì, perché questo è il matrimonio che sta da fare, questo. Mamma mia, che ci dà in grinda sta panza? La tua pancia, che possa crepare una volta e per tutte questa maledetta pancia. Basili, vercingetorice! Ma allora, con nomi sfrangiusi, povero piatto! E non voglio rispondere più, smettila! Senti, sì, non è manca arrivata, è già sono uscita a piscito di dire. Senti, fai finta di non sentire, va bene, non rispondo una pizza. Poi fa un bel pizza, sul dovuto e ciacato. Guardate, non rispondiamo niente. No. Quella è la viperetta di una chiacchiera, su fa. Va bene. No, questa è la mattina che se non la finisci... E che fai, mi picchi? Ma dico io, ragiona un attimo, rifletti! E non posso riflettere, sono stupida! Sono esasperata! Lo sai che cosa ci vorrebbe ora per me? Asbastone! Come? No, dico, asbastone, ci portavo io, solitario, non esce! Ma tu lo capisci? Dopo tutto quello che è successo, vengo qui e mi ritrovo la passarella incinta in casa tua! Vi prego di non ritenere anche me responsabile di questo misfatto! In un giazzetto, è stato un tradimento! Papa, ma che dici? Stai zitto! Non parla! Queste sono cose da darti una sciabolata nella pancia! Hai visto che cosa ha combinato? Hai visto? E che facile? La famiglia ha messo la ragazza fuori casa e non era mio dovere portarla in casa mia. Oh, il nobile gesto! Gabriele, quelli l'hanno fatto apposta, ma come fai a non capirlo? Questi sono contadini, sembrano tante teste di rapa, ma sono furbi. Gabriele, quelli ti hanno incastrato così bene! Ma chi hanno incastrato? Ma quale castrato? Incatastato, come dici tu, incastrato? Lo sapevano che te la portavi in casa. Una verginella incinta non può stare in mezzo alla strada. E che facevo? Dovevo pensare che arrivavi tu con la tua gelosia. Oh, gelosia? Gelosa della pastorella? Al rispetto devi pensare. Al rispetto di questa scema pazza che sono io. Oh, si è peggiorata. Ma in fondo che cosa devi portare di me? Chi sono io?
una sciocca sentimentale che non si può parare. È arrivata una sciocca stamattina. E ma che cosa succede? Che quella mi fa mamboccia in casa? No, beh, io lo chiedo a voi che sembrate così diritto e ve ne state seduto qua come un minchione. Come? No, no, vedi, con un uomo della vostra intelligenza. Volevo ben dire. Io ero col cavolo che l'hai sogno. Ottuso, cretino, deficiente proprio. Oh, sa, tutto vocabolario, lasciami. Ma che diavolo vuoi da me? Ma che cazzo? Ehi! E ti c'è una mala parola. Gabriele, ricordati che stai parlando ad una signorina e che sei il figlio della baronessa von Kautzer. Sì, papà, sì. Che diavolo vuoi da me? Non la poteva lasciare mezza una strada. Apri bene le orecchie, il padre del bambino sono io. E non allo qua come un carrettiere. Figlia, vigliatevi. Lasciate pure che gridi. E tanto lo sa già tutto il mondo. Eh sì, mi pare che è arrivato pure alla Casa Bianca, al Cremlino. Non un momento, non facciamo che avevi buono. Ma chi è che è stato di 10 mesi? Chi è mostra Carmelino? Ma non vi preoccupate, è il signorino che si salva con le sue battute. Gabriele. Quelli, la figlia, non la cacciavano nemmeno con i fucili dietro. È stata una finta. Perché l'hanno fatto proprio oggi? Beh, perché il colonnello non c'era. Viola, questa gente, una figlia con la pancia è come se avesse il diavolo in corpo. Ah sì, e perciò l'hanno data a te. E mo' i cafoni sapete che cosa stanno dicendo? Evviva lo scemo! Si è portato in casa il cavallo di Troia con il segreto nella pancia. Ma guarda Troia! Senti, calma, salta, salta. Ma che mi che pure è figlia di... Basta, basta, mi scucciate, vattene! Ah sì? E allora io mi ammazzo! Ora acciso! E so che cazziamo! Io ti schifo! Granda! Gabriele! Ma generale, puffetto! Ma perché sei venuto? Ma perché sei tornato? Mi sono lasciata convincere dal colonnello. E lo vuoi sapere perché? Lo volete sapere? Se perché? Ce lo dite. Perché aspetto un bambino pure io. Mamma mia! E la disfatta da donna, è cavoretto. Ma come, non mangia preoccupato. Mio figlio mi sta facendo un esercizio della capa. Come, come? Hai fatto così stanno? Ah, gli tenga precedenza. Faccio prima te. Ma così ti tieni più tempo a danza all'occhio e schiatto un colpo. Sì, ma non in casa mia, fuori da casa mia. E di che siete che tengo? Ma non è tu, vero? Assai, Angela Romia, ma qui. Anzi, sai che te ricco? Ma va a cagliare in doccia. Ma così lascio la lettera scritta. Un momento, ma per l'amor di Dio, la famiglia della baronessa sui giornali, vi prego, entrate dentro. Ma colonnello! Io la facete un po' forza. Lo faccio qui per sentite come si muove, Angela, no? Ma no, no, vero, vero, come si muove? Questo benedetto bambino si muove sempre. Sembra via tra riscendenza, lo fa uno, due, uno, due. Accella! Accella! Ma io mi sento male, io mi sento male, Yolanda! Papà, io non sapevo, non sapevo niente. Benedetto Dio, figlio mi fa sempre figlio, non lo so, papà. Non lo so. Ho bisogno di una camomilla. Angela Rosa! No, no, no! Non veni tu! Maria Neve! Mannato, padrone. Che c'è? Niente, niente, sono cosa mia. Ah, come niente, io vedo che piange. Ah, padrone, mannaggia che le cazzo mi ha detto! Vabbè, che cosa che non si può dire? Vieni a confidermi, parla, che è successo? Padrone, può bozzericere? Sì. Allora lo dico. Ti è concesso di parlare? Sì, di sicuro. E può proprio dire la testa? Padrone, io aspetto un bambino! Oh, madonna vergine! È stato mio figlio! No, no, ma è suo figlio. È stato da donno curto. Da donno? E tu non dicevi che hanno lui? Padrone, tanto si è messo nelle orecchie, tanto si è messo nelle orecchie, che in un momento di ebbrezza pornografica, io cessi. Come? Insomma, ma buccaia! Ah, cedesti! Vabbè, non è una tragedia, state tranquilli, Totò non ti sposerà. Voi ho facito facile. Sì, sì. 4 e 4 fanno 8 e 8 e 8 fanno 16. Padre, quello dopo che ho ottenuto la concessione, non mi vuoi sposare più. Ah no? Si è fatto fare fare scarpo da uomo con tacche e curiarsi, sta vita come va a cantare. No, no. Siamo i matussi, siamo i matussi. Tantissimi negri. Sì, sì, sì. Dice che nessuno mi vuoi sposare più, ma mi che te capisce qua. Madonna mia, ma mi ricordi a succedere proprio in questo momento che ti chiedi là per sa quadriglia e dice... Va bene, senti, non mi occorre niente.
Stati tranquillo, con Totonno ci parlo io. Va bene? Sì, signore. Va. Allora mi assento un poco per noi. Sì, vai tranquillo. Quattro oricino, Gesù. Sì. Tengo 24 non solo per sotto e per qua. Non ha importanza. 24 asciugamano giornali. 24 buoni che le canza usano. Ho sentito, ho sentito. 24 tuagli, va da. Stracci, straccetto, rame. Marianne, ma di sacrario faccio senza le mani. E non ti preoccupare, me la vedo io, stai tranquillo. Va bene, padro, vi traggio. Sto mano a buia. Bravo, vai, vai tranquillo, va, povera mia. Quando ci devo sfogare un po' con i miei nervi, Totonno li copre. Il barbino è festo. Totonno! Siamo i Vatuzzi! Siamo i Vatuzzi! Non mi a te. Scusa su sti scarpe. Toto, guarda, venite a voce. Guardami bene, ascolta. Sì. Maria Neve mi ha detto tutto. Sì, signore, padrone. Mi ha violentato. Buon scelto, mi ha capito, dei cannelli del coce, capì? Perché non vuoi sposare quella povera ragazza? Colonne, mi ha messo sempre in croce. E tu sicuro, Permettete che mi voglio pure la soddisfazione e l'orgoglio. Ma quale orgoglio? Questa è un'azione indegna. Colonne, ma pure signorino Gabriele. Che c'entra Gabriele? Gabriele è stato vittima di un complotto. Parlami di piuttosto. Colonne, quale donne si credono tutte quante le venere del Nilo? Non lo capisci, come le San Frasci. Loro si fanno vecchi. E Totonno se ne va, e Totonno se ne va. Poi dicendo che io sono Manesco. Colonne, qui siete Manesco e Piedesco. Vieni qua, vieni vicino, non ti faccio ma, niente. Mi sei. Ah, ma dimmi una cosa, tu veramente vuoi bene a Maria Neve? Ah, infatti che se si qualcuno andò solo con un rito, ma che fa vinta anni carci. Benissimo, allora corri a diglielo. Sì. E non ti presenta a grannanza mia con questi scarpe ridicolo. No. Va verino. Ma tu sposerai Maria Neve. E chiudà che la va. Tu va. Uno, due, no, due, no, due, no, due. Oggi mazia pure! Come quando vuoi bene, lasciamo stare, che è male di me. Allora mo me l'hai capa! Sì! Non c'è nada! Dopo fai maniaccio, a me mi fanno un po' di schifo. Bimbo sì, lasciami stare perché va tutto storto. E che il bimbo addirizzo? Bimbo addirizzo tutto cosa! Ma perché mi viene a rete? Che succede? Che è stata? Awe! Esordatien! Zi Nicola! Oh fucile! Ah, Zi Nicola è uscito col fucile in spalla! Sì! E fa la corto con me, perché pure io sono organizzato. Un anno è, un anno è. Non mi maniare, ti voglio bene, mamma roba. Io non sto scherzando alla guerra finta, sto pensando, hai capito? E come hai pensato, padre, come hai avuto i soldi? Sì, allora non lo so, non lo so ancora, non lo so, anche perché pare che ci scoppiate un'epidemia. Maria Neve è incinta di Totonno. Ma c'è la vino orfanotrofia. Non mi maniare, non mi fai una scipanza, mi buffa, tanto mi. Padro, chi si vuole, pigli sti zii, se non tutto da spendere, non puoi matare. Sa me che ci ha già imparato certe cose, vabbè, ma mo' pechino. Soldato, attenti, benissimo, per fila sinistra, avanti, marcia, il nemico ci attende. Uno, tre, due, tre. Il colonnello mi ha telefonato che questo matrimonio salta fuori. Sì, sì. Ma che fate un mercato? Un poco di forma sempre ci vuole. È meglio fare un poco, che ne so, il galletto, sì. Ma mi sentite? Ah, già qua ci sto pensando a una tavola. Cioè, dicendo sì, sì. Non manco come pensavo, sentiva, non manco no. Piano, parla, facci del galletto. Le biscotte Castellammare. Hanno belle, ah. Dico, faccio un poco, tengo pure giù, guarda, un poco il galletto, facciamo un poco scemi, ah! Già di cominciare! Facciamo scemi vicino a buio! Avrà ragione, io non faccio niente di chiesa! Ma voi avete che mi volete annunciare? Ma senti, questa annunciazione, ma non la posso fare! Aspettate per un po' che la muovono con l'onnello e con dici! Va bene, mi siedo! Voi però, se mi dovessi addormentare, non ci facete caso, tengo annuttato coppe di spalle, molto non si rumiso, sto vado a sottare, ma chi sei sciurla? Mi si andava con muro. Ma si non esiste più. Ma sta aspettando vicino a Serra e Rosa. Mi sono tornato perché ha già visto i passacchisti. Ma va la fattoria, andata.
Angelica, non si permettesse guarda Grazia. Ma io che posso fare? Non ci posso fare niente. Ciao, se ne andai, se no ci perdo rispetto per papà. Cioè, ma che state dicendo? Ma ci ha sparato un colpo di sola, allora. Ma che ci posso fare? Non so nessuno, non ti capite che hai un conto. Angela, no, Angelica, non si permettesse guarda Grazia. Io non sono più un ragazzo, sono un uomo. Con papà ci parli, può vecchio. Ma toglietemi una curiosità. Perdonate la battuta scherzo. Ma questo giovanotto, chi si è asciutto? È il padre di mio figlio. Come sarebbe il padre di vostro figlio? Dico, chi lo ha combinato un guaglio con la ragazza che devo sposare? Ma voi fossimo pazzi, voi anche non l'avete la proprio scordata. Voi non l'avete guardata né dritta né manco stupida. E allora chi è la ragazza che devo sposare? E io che ne saccio. Questa è bella. Io sto aspettando che cavolo mazzo, ma! E tu sai chi mangia scusa? Sentito, non è che non lo so. Non è Grazia la ragazza che devo sposare, è un'altra. Ma con me pure si arrellarella, ma sta sempre blu. E allora aspettate per lei, aspettate con me. Marcelino! Ma dove stai? È trasuto un momento nella gaiola. Da quella, Chiamatemi il colonnello. Non ci sta asciutto un momento. Questo matrimonio, da lui tanto desiderato, non si combina. Io non mi sposo, non mi sposo. E non fa agitare, aspettate, che avessi di cinto. Ma allora è questo? Perdonatemi, io non vi avevo visto. Il veterinario, giusto? Ma che veterinario, che veterinario? Io sono uno scapolo disponibile per riparazioni necessarie, ecco. Delfino Carusiello, professione, promesso sposo. Oh, un personaggio di Alessandro Manzoni. E la gelitti che vuoi fare tutto sto signore? No? Ha già fatto poco oggi, ci spero. Ma forse avete l'artrosi? No, se sono sano come un pesce. Un pesce via gabbo. E questa bell'aria di campagna. Gli uccelli ci inquietano. E io mi sento un po' sentimentale. Ah sì? A me invece questa puzza d'annoia. Puzza? Non senti niente. Io non uso puzza, cioè non uso profumi. Sarà nessuno che ha tenuto in mano. La via da l'uomo morto. No, beh, dico per carità, questa puzza di stalle, vacche, pecore, capre, tutti animali cornuti. Già, siamo tutti, sono tutti cornuti. Ma per caso avete una sigaretta? No, per carità, sono virtuoso. Non bevo, non fumo, non mangio. Anche a mangiare un vizio? No, non mangio molto, diverso. Non sono un bravolone, ecco. Soltanto lo voglio. Perdonatemi, mettete un secondo. Come sto dicendo? È una bellezza. Che dici tu, mamma? Ci parlo con tu. Ma così bella è pure. È che le verrà una buggetta in faccia. Avete ragione. Ci vuole in prima dichiarazione. Signori, fin dal primo giorno che vi ho vista, sono rimasto fulminato dalla vostra bellezza. Ma con chi la vita? Non crediate che questo per me sia un matrimonio di interesse. Ma di quale matrimonio state parlando? E che le cavolette sapevo pure io. Angelano, ma papà la vuoi far sposare Angelano? Angelano, intervieni, fa qualche cosa. Mamma mia, ma che cosa fa mamma sposia Bananotto? Sentite, voglio! Voglio a me! No, voi avete preso uno zar. Non è questa la ragazza che dovete sposare. Che le venne a Napoli una signorina per ben si piglia a voi. È bella pastorella che dovete sposare. E Graziella. Allora io capito buono, permettete. Io devo sposare lui. Certo. Mamma mia, non capisco niente di più, ma sto guagliando a chi si va a pigliare. Ma io non capisco, ma allora sa signore perché si piglia a conferenza. Ma cosa ho fatto? Si bello vostri, mamma mia! Venga a Napoli a portarti Alessandro Manzoni. Ah, fermite con questa sciocchezza. Chiamate a sta pastorella, che io lo so, moscere, non so fuori giù. E chi non ha di guardare una figlia? Sentita, Graziella non la chiama nessuno, Graziella non c'entra. Si capisce, Graziella non c'entra perché te la vuoi sposare tu. Come? Sentita. Mettiamoci d'accordo. Voi a chi volete sposare? Bravo, tu, che facciamo una parola? Non pazziate pure voi. Ma perché voi fosse serio? Gabriele, tu ti devi dichiarare. Vuoi bene a me o vuoi bene a lei? A te. Ah, perché la dà loro a me. Ah, stiamo a posto allora. Signorina, come Romeo parlava al balcone a Giulietta, così io parlo a voi. Ma sta da una volta qua. Non vi voglio. Te l'avevo detto. Ma che ci faccio fare? Chi si va a sposare fuori? Io? Ah. Ma scusate, il colonnello mi ha telefonato di venire subito. No. Ma io come faccio lì? Non è che la ragazza che vado a sposare è nata. Ma io? No, ma è chi allora? È Maria Neve, ecco, è Maria Neve che aspetta un bambino e dato donna è stata sposata. E quando dici? E chi si mi fa parlare? Un momento a chiagnere. Eccola Maria Neve, sta venendo. Angelaro, tutto a posto, mi sposo. Ma allora c'è un altro uomo per la mezza. E se no come facevo un bambino?
signorina! Fin dal primo giorno... Ma io con chi vado se si tutto stanno passando? Ma chi siete? Ma che vuoi? Voglio sapere a chi mangia scusate. Chi ha bisogno di questa benedetta riparazione? La signora Redovic si è appilato cesso. Ma ascoltate pure si zambra, guarda! Ma da chiamare, ma muovo con me! Perché io mi ha mandato a chiamare e io con questo voglio parlare. Ma dite, stai in tuo bar, ma qua. Mi chiama zambra, la manata! Questa non la prendo in mano, però, sa? Vada! Un bel bonzo posso portare, mi ha fatto fare tardi. È arrivato il carosiello? No, non è arrivato proprio nisciuno. Ah, no. Ma come no? Quello mo stava qua, se n'è andato proprio ora. Ma come se ne è chiuso? Doveva aspettare me. Papà, è successo un equivoco. Angela Rosa ha fatto un casino mai visto e quello se n'è andato. Ah. Guarda, non ci sta niente a fare, vanno a scuola, se imparano a leggere e scrivere, no. Io divento una mamma. Comunque sta cercando voi per il paese. Vabbè, allora prima che ritorni, dobbiamo prendere una decisione chiara e precisa. Parliamo un momento tutti e tre, oi, padre, figlio e Spirito Santo. E se permettete, io tengo un'idea. Ha risposto in mezzo, ma non ha assunto. Dunque, il problema principale... è quello dei due bambini. Esatto, quello dei due bambini. Secondo me i bambini non sono a sparta. Hanno stato tutti e due insieme in la stessa casa copata. E se no che facciamo? Uno signore è nato per un altro, uno ricco è nato povero. Signorina, la signorina che accetteva sposare, quella sa da via pure un figlio per l'altro. E la mamma ce l'ha? Angela Rosa, ma voi avete avuto figli? Io? No, papà, no, Angela Rosa non ha mai avuto figli, è vero? E perciò parlate così? Voi non avete il senso della maternità. Che si sono campagnoli, hanno figli da randù, latte, sudore, lacrime e sangue. Che ne sai tu, che può capire? Che stia vero, signori, però io conosco una... Ma dico, perché dobbiamo parlare delle cose degli altri? Ma mamma, che cosa costa? Tu te la ricordi? La baronessa Cristina von Kauser? Brava, e ci è venuta a scuotere, Angela. Ma io mi ricordo pure che la baronessa teneva tanti in cameriera, sì. E perciò, sicché se poverevo figli e crescere, va pigliato come cameriera rin da casa. Guardate come va a pensare rin da quella capa malata. Ma beh, un po' romanzesco è, però forse non è un'idea tanto assurda. Ah, no. Chissà quanti di questi casi ci saranno. Signori, avete voglia, conosco proprio la mia casa. Non ci capite, la mamma sa di avere crescere un figlio a Nazio e non ha mai dicere i songa mamma tu. Kill, signor non viene a sapere, ha pure manca rispetto. Mamma Ronna. E che la mamma è una broccola che sta posta la ravaga però i parte e dice. Ma tu sai quello che hai fatto per te? Dopo che le ha tolto il calore dell'affetto materno. Ma tanti voti, signorina mia non si sa che la femmina perché accetta una situazione. A mamma fa po' figlio, o fa sta po' dov'è? Me lo fave tutta l'eredità, tutte terre la baronessa, senza mai tenere la soddisfazione di sostregnere in braccio. E lo ricerò figlio mi bello, e lo danno quasi. Grazie a lei fa contadino, che so porta a zappa a terra, a stendere la vita con manuciucce e carrette, senza ir a scuola. No, non ci credo. Signori, sentite a me, grazie a lei accetta. Ma sì, quelle volte se li vendono anche gli americani, solo che io... devo mettermi l'amante di mio marito in casa e gli metto lo spassetto vicino. Non c'è altra soluzione. Come ci ricolleviamo con la famiglia della ragazza? Ah, vediamo, cacciamo. Sinceramente, io temo una reazione di sinico. Sentite, stamattina mi sa visto rindasa. Papà, ma sta mascendo pazzo. No, riposate. Angelano, levami le mani indosso e battendomi. Ti hanno tanti voti, ma parti un colpo. Ma veramente sei esagerato. Ma l'altro colonnello, chi è colonnello? Ma veramente non stai picchiando troppo. Battendomi, te faccio comandare e faccio parlare. Gabriele. E per così un poco di garbo. Papà, ma così asfissiamo. Va buono, andiamo, basta. Non parli più, me ne vado a parte, non parla già, andiamo. E poi tu facessi una faccia, va a cravare. Mamma mia, ma che donna impossibile. Donna impossibile, ma ricordatevi tutte e due, che lei ha cresciuto Gabriele. Non ha mai conosciuto di voi. Un padio, un nato, madonato. È stata una mula instancabile. Voglio che questo me lo ricordiate bene, tutte e due. Papà, lo sai, l'avvocato di Angela Rosa sono sempre stato io. Ma mo' pure sto nervoso. No, è vicino di mamma sola, fanno arrabbiare. Fernisce, questi moi. Io sto al limite dell'esasperazione. Questo problema che non si risolve, questa indecisione. E un certo tipo sapice pure come va da te. E dice, ma che ste che robe? Mo ti sparo un colpo pure a te. Gabriele! Ma Gabriele, cosa ha fatto? Niente, ho sparato un colpo in aria. È finito. Ma come ti permetti? Ma chi ti sa? Ma chi si? Io sono... Ah, la baronessa Cristina von Kauser. Io sono pazza.
te pare, è sempre colpa mia. Padro, io credo che è arrivato un momento che me ne vado veramente da sta casa. Sono troppo anni che fatica e ormai sono stanca. La culata è diventata troppo pesante. Io sento che al momento è andata per fare nuova. Sento che posso sfilare pure. Insomma, io do la dimissione. Ma quale dimissione? Aspetta. Niente male. Ma sono pensata. Ma non è chi è? Come me ne vado? Che è sta che non si sente poco? Angeloro, che lei è pazza se ne vuoi a casa la mamma? Ma tua mamma l'ha portata quanto mamma. Ma quando mai? Pazzo, curro vado a mettere un capoletto e tu vai a chiamare mamma. Chiama pure a me Cantoni e zi Nicolo, falli venire subito che fa un presto. Andiamo, Andiamo. Andiamo. Lo faccio un dispietto. Lo faccio 7 mesi per fare chi ha un presto. Usi tu, me ne state qua. Va bene. Siamo arrivati, la casa dalla casa a tutti e due. Vuoi una sigaretta? No, no, grazie, ho fatto un buco. Addirittura? Ahue! E soldati! No, che... Voglio mazzare a morì! Ma non solo la bella, Chi sta aiuta, ahue? È tornata a casa che è ferita! Ma così, non avete combinato con sta parte? Mi sono aiutato a fare la barba a fare una cosa, sai? Una cosa che... Ma che c'ha zecca Maria Neve? Ah no, non mi piace. Ma voi mi avete telefonato di venire subito o mangio su un altro? Sì signore, vi ho telefonato. Giustamente, in un altro mutuo, come mo su un altro. Però, facetemi la cortesia. Ricita bello! Ma che cosa vi devo dire? Chi Madonna devo sposare io? Non lo so ancora, caro sì. Tu non sapevi neanche chi, Madonna. Vedete, ma non ne ho un momento. Aspettate, voilà. Aspettate, ci sarà comunque una ricompensa per voi, va bene? Aspettiamo che partorisce. Siamo arrivati. La mamma sta stacca. Brava, era stato. L'ha buttato a cavallo la motocicletta. E dove sta? È piano piano, che lo tiene in un'ora a 13. Mi metti anche a 14. Se e pare che ha picchiato tutto mascolo. E invece non è vero? Sì, parevano mascolo. E che erano? Colonne, io non dico tutto quanto. Certo che l'ha pigliato pure buono. Oh, però ha pigliato a Pascalo Travestito, a Raffaella Ballerino e Totoro Pomonello. Vuoi mi capito? Ma sono combinazioni, che c'entra? Ma Colonne, che l'ha pigliato di gemella una cugina da mia. Due maschi. Ecco, ma Totoro sporresti a Cicilla Capella. Io non dico che non può capitare, ma so troppo, colonne, so troppo. Ad ogni modo, sì. Auguri e figli maschi. Sì, sì. Ci avremo più tardi, colonne. Allora, sì, mamma.
aprire un nuovo bar, non sanno, si gente ignorante, guardate un po'. Io non ce la faccio, già tra sì. Io la scusa. Ma figurati. Anzi, vi faccio compagnia. Ah! Ma allora Tras era pure l'uomo! Sì, sì. E allora bimbo Tras! Me ne cantone e Nicola stanno venendo, stai venendo tutti Francesco perché l'è morta su ci comunque va per ritmo. Maro, ma voi state ancora qua? E se pure mi tengo a posto, condoglianze. Che l'è un animale. Ah, è una ciuccia, ciuccia. Gesù, quello che ha dato la cane presa era una femmina. Ma è stato da donna, che mi ha combinato così. E mi com'è felice che è? È piacere, sì. Ma va bene, ma va bene, non ci sta niente a fare. Santa, prima porta! Santa, a prima l'ora! Sta zitta che già parla lei, posso andare! Arud, con tuo malo ci sotto che ci mi ce la vita mise! A figura le Santa ce la vita mise! E forbici sotto lì e ci stanno! Non lo so, ci voleva Arud sotto che ci non lo so! Ma come lo sapete? Arud, ogni malastuto! San Giacchino, Santa! Ma non conosco Arud, che ne saggio? Andare, ma scrivo andare alla clinica svizzera. Ma certamente la terra è una ruta sotto cuscino. Ma io sono un soldato, che capisco la ruta? Oh, Maronna. Ma che è? Che so? No, ma ci scutate la pippa a casa e pozzo fumare. E fatene a meno. Chi te ne? Chi te? Mamma Rocarma. Ma che state ricordo? Ma chi se sarà da moto a casa? Ma che roba piccia? Ma c'è mi scavando, poi dopo come la unità a casa. Ci voleva una clinica svizzera. Amico, sentite, mia nonna partorì in casa. Mia madre partorì in casa e mia moglie partorì in casa. Ah. E io le usanze antiche non le cambio. Ah, siete un po' che conservire. Come? Ma ci devo spiegare un professore. Ma conservire? Ma posso facile boate e pomarò? Ma come mi permettete? Il colonnello ti piace? Le boate e pomarò! Cosa non crede? Cosa non crede? Che altro è successo? Ah, ma non sa con politica, non ti sente buono. E tutto quanto attorno a essa va a fare l'invenire. Non c'è sta niente da fare. Ci voleva Rud sotto cuscino. Se sta Rud, mamma sta con politica, non si sente buono. Ci sta nella prima carina e faccio il po' guerra. Ma papà, io so ci che io pagavo ci vuoi. Io sono tornato a tre mogliere. Sono andato a Isso, ma pure a casa. Ti stai buscando una volta. Ma che sta sicuro? E capace! Ma la femmina non è più bella, lo so! Andiamo a bere, io! Aspetta! Sono un militare! Non faccio ingaglio la mamma! Eccomi qua! Scusate, avete un fazzoletto? Si sì, commosso disperato. Sono come voi, una fallita! Grazie! Là dentro c'è un padre troppo felice, nessuno lo acchiappa più. Su, Angela, ora sta preso lei il parto, tu capisci? Ma tu piangi? Gabriele, io so sempre quando devo uscire di scena. E alla fine, diciamolo pure, il nostro non è un grande amore. Io lo trovo sempre un altro scemo che mi sposa. Ma l'avesse con me? Tu vuoi bene a quello, è chiaro. E il bambino? Ma quale bambino, Gabriele? Non è vero niente, io... Io non sono incinta. Ci vuoi essere andato a partire? Ma mica sei l'unico cretino del mondo, no? Io lo trovo un altro che mi sposi. Ciao, idiota. Mi accompagnate alla corriera, per favore? Signorina! Fin dal primo giorno! Uffa! Va bene, va bene. E venite lì, via, che la sposa mi va a trovare, come facciamo brindisi, se venite. Angela. Grazie. Angela, scusate, aspettate l'uovo, voi sapete, non si faccia scambio di casa, va buona a casa. Aspettate l'uovo e poi facite tra sì. Grazie. Stava a Catafone e sono venuto qua. A ricordare, bimbo ha diritto a uno perché è storto. È storto a sala.
Allar! Allar, mi sono rubata la voglio! È sparita la creatura! La bambina! E la mia campagnola è forte! E poi c'è il sangue della baronessa von Krausen nelle vene! Vero, vero, è tale e qua la notte! A me! Sì, era fatta la capungella! Si dica la nonna! Quale nonna? Quale nonna, Angela Rosa? Padre, non sapete chi è la nonna? Angela Rosa! Gesù! La baronessa Cristina von Krausen! Ecco! Noi stiamo qua fuori a ballare la baronessa! E abbiamo lasciato che la figlia mi sola sorrida! Uè, questo è vero! Si dico, venite, transito! Alecanto, ma gli ha fatto Sinico! Ho fatto un giro, ma gli ha fatto Sinico! Ce l'abbiamo fatta! Sì, sì, Sinico male! Angela Ro. Si è addormentato, ma prima. Ah. Ma come facile si muoveva a chiare da sta casa? Voi non sapete fare niente! Angelo, non mette le cose mie, la magria tu e battina. Ma quando me le so, chi le fobbi però? Chi le cagno quando lì? Che le guaglione oggi non sanno fare niente? Ma benedetto Dio, tu tieni ancora una croce un po' in spalla, te lo vuoi mettere a notte? Ma non fa niente, oggi sempre fatto questo, torna a fare. Ah, cominciamo proprio con la gamba. Sì, però Angela Rosa, bada. Tu non dica nessuno. Angela Rosa, mai. Mai. Ecco. La c'è già fatta. La c'è chiappata! No, l'ha già chiappata! Ah, già chiappata, non l'ha già chiappata! Ma che bella chiappata, bimbo! Certi suona, certi fantasie, non sa chiappano mai! E ha già fatto questo tutta la vita! Ha già chiappato, non l'ha già chiappata! E sono rimasto con una branca e mosca in mano! Ma mo tenga sta creatura e mi abbassa! Bella! Bella, già cioè era nonna su. Oh, Angela, non la cominciamo a che lo mai piccerello, non mi capisci. Quando si farò su giù di che tu vai soltanto. Thank you.
abbiamo sentito tantissimo il vostro calore e la vostra vicinanza. Grazie, per noi è importantissimo. E ci siamo emozionati. Speriamo lo stesso anche di voi. Il nostro mondo è questo. Viviamo il teatro per farvi emozionare. Di portarla in scena e non portare una bambola. Intanto sua madre che sta qua. Eccola. Era le prove e quindi la bambina si è fatta tutte e tre insieme a noi. Quindi è stata bella allenata. L'abbiamo allenata al parco. E poi perché Angela Rosa Schiavone è stato per noi un messaggio d'amore. Amore con la A maiuscola, l'amore filiale, l'amore per queste creature che sono il nostro futuro e per cui noi non possiamo decidere. Decidiamo di metterli al mondo e non possiamo decidere invece di toglierli dal mondo e quindi l'aborto è qualcosa che veramente mi sorprende. E non possiamo permettere diversamente che farli felici e renderli unici. Di tutto, con i quali si può veramente lavorare alla grande, come abbiamo fatto, vero? Allora partiamo da Mario Russolillo, Elena Di Lorenzo, Gaia Carrato, Gloria Di Lorenzo, Antonio qualunque occasione ci sono loro, anche se
parecchi oggi. E voglio salutare il sindaco di Mugnano, Luigi. Ci seguono sempre, sono affezionatissimi. E poi voglio ringraziare veramente in modo speciale una persona, un attore, un regista, per il quale io ho iniziato a sentire proprio l'amore per il teatro, che era la compagnia del San Lazzaro, quella di Luisa Conte, e con la quale lui ha fatto la storia del teatro di tradizione. Signori, Giulio Adinolfi. Alla regista. Tu,